ascoltatori amici di Extreme Hardware, sono Angelo. Come alcuni di voi sapranno, la redazione cerca sempre di proporre il maggior numero possibile di test e di prove di prodotti riguardanti l'ambito IT, che vanno da componentistica hardware per computer ad accessori. Oggi parliamo di un NAS prodotto da QNAP, una delle maggiori aziende leader nel settore. Lo facciamo con questo modello, il TS459 Pro Più, un modello indicato soprattutto per le piccole e medie imprese, ma anche adatto in ambito domestico. Questo prodotto è mosso da un processore Intel Atom Dual Core da 1.8 GHz, è dotato di 1 GB di memoria RAM, 4 bay per lo storage, quindi per l'inserimento di 4 hard disk SATA, 5 porte USB 2 che garantiscono la connettività con periferiche e con storage esterno. Abbiamo 2 porte LAN da RJ45 con supporto link aggregation, un'uscita VGA per poter connettere un monitor e monitorare appunto l'attività del sistema, oltre che visualizzare tramite terminale i file all'interno del prodotto e dei drive. E andiamo quindi a fare l'unboxing di questo prodotto e vediamo come si presenta. La scatola, subito lo notiamo, è abbastanza anonima, è di un cartoncino marrone e presenta sulla parte frontale un'immagine del prodotto e il modello scritto. La parte posteriore invece, anzi scusate, laterale, presenta in un numero elevato di lingue le caratteristiche tecniche del prodotto e soprattutto le feature del prodotto. Andiamo ad aprire la confezione dalla parte alta. Possiamo subito vedere che il prodotto è saldamente imballato dagli appositi sostegni, che rimuoviamo, e oltre ad essi troviamo appunto il NAS dentro il suo cellophane e un'altra scatola di cartone contenente all'interno il cavo di alimentazione classico tripolare con attacco Schuco, 2 cavi di rete RJ45 per collegare a uno switch o a un computer il prodotto. Abbiamo il CD con all'interno il software e la documentazione digitale e una quick installation guide che permette appunto una configurazione veloce del prodotto. Troviamo anche dei cartoncini che ci ricordano che è possibile aggiornare il firmware in maniera gratuita. Troviamo all'interno della scatola nastrata le chiavi per poter lockare i bay e quindi aumentare la sicurezza dei nostri dati, per evitare che qualcuno porti via direttamente gli hard disk installati all'interno del prodotto, e le viti per installare gli hard disk. Ora facciamo un po' di spazio, andiamo a togliere il nastro isolante dal cellophane del prodotto ed estraiamolo. Cerco di fare nella maniera più veloce possibile, senza però rovinare tutta la confezione. Guardate, ci dare un po' di tempo. Allora, eccoci qua, la ce l'abbiamo fatta. Allora, possiamo notare che sulla parte frontale troviamo i 4 bay per installazione degli altrettanti 4 drive con le chiavi di sicurezza, quindi le serrature di sicurezza, uno schermo LCD che ci permette di monitorare cosa avviene e cosa le funzioni del NAS e cosa sta facendo il NAS, e anche il funzionamento dei 4 bay oltre che della linea LAN. Troviamo una porta USB 2.0 con il tasto di copia al volo immediata sul frontale con il tasto power, e
possiamo tramite il tasto Enter e Select switchare tra il menu del monitor LCD e quindi visualizzare un elevato numero di informazioni direttamente sullo schermo. Lo chassis è in alluminio, è coperto in alluminio, e la parte posteriore presenta l'ingresso per il cavo di alimentazione. Abbiamo una grande ventola posteriore montata in estrazione che ci permette appunto di eliminare, di tirar fuori l'aria calda che si viene a formare dato il funzionamento degli hard disk interni. Troviamo un'altra ventola più piccola, che è quella lì riguardante invece l'alimentatore del sistema, mentre partendo dall'alto troviamo due porte SATA che ci permettono di montare due hard disk SATA per l'appunto esterni, quattro porte USB 2.0 alla quale possiamo collegare oltre che dei drive USB anche delle stampanti per esempio, due porte LAN RJ45 che supportano il link aggregation come dicevo prima e una porta VGA per appunto attaccare uno schermo. Detto questo e dopo avervi fatto vedere come si presenta il prodotto, vi rimando al nostro sito www.extremehardware.com per poterne vedere i test approfonditi e navigare all'interno del menu del software di questo prodotto. Io sono Angelo e un saluto a tutti gli amici di Extreme Hardware.